anni fa, in piazza San Giovanni a Roma, il carabiniere scelto Fabio Tartaglione si salvò per miracolo dal rogo del suo blindato. Aveva preso una bastonata in faccia ed era stordito dal fumo, ma la disperazione gli diede la forza di scendere e scappare. Lì, in quella stessa piazza travolta dagli indignados il 15 ottobre 2011, oggi è terminato il corteo dei Cobas. Qualche tafferuglio, ma niente di più. E sempre lì, domani pomeriggio alle 2, parte la manifestazione che tanto spaventa Roma. In molti passeranno la notte in strada, nelle tende che si stanno tirando su dal pomeriggio, nel parco davanti alla Basilica. Mentre in città continuano ad arrivare i manifestanti convocati da antagonisti, anarchici, movimenti per la casa, No Muos, associazioni antidiscarica e Notav. Anche se loro, gli attivisti che si oppongono all'alta velocità tra Torino e Lione, minimizzano la partecipazione, saremo solo 50, e negano la paternità di un evento che avrà un percorso inedito, inverso a quelli tradizionali e preoccupante per chi è chiamato a gestire la sicurezza. Il corteo arriverà infatti a Porta Pia dopo aver lambito le strade che collegano i palazzi del potere. I manifestanti, se ne attendono tra i 20 e i 40.000, verranno tenuti a debita distanza dai vari ministeri, interno, lavoro, difesa, infrastrutture, trasporti, economia. Riuscirà l'assedio apertamente annunciato? L'unità di crisi è stata allestita in Campidoglio, assente il sindaco in visita ad Auschwitz. Le forze dell'ordine, 4.000 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri, sono in allerta da giorni. Nella zona rossa, un triangolo di 3 km per lato, la bonifica in corso in queste ore sarà totale. Via macchine e cassonetti, tombini ispezionati e sigillati, tutte ben funzionanti le telecamere. Oggi 5 black bloc francesi, 2 con precedenti specifici anche in Italia, sono stati fermati ed accompagnati alla frontiera per l'espulsione. Lungo il percorso del corteo, polizia e carabinieri hanno sequestrato manganelli, biglie e estintori. Finora è andata bene, pare stia filando liscio anche l'altro temuto evento del weekend, Roma-Napoli. Domani, chissà.